L'idea di Black Lives Matter in questo momento è importante perché c'è un'organizzazione che si chiama Black Lives Matter, però l'idea di scendere in piazza, di andare a fare le manifestazioni è più di quello, perché in questo momento nella mia generazione, anche quelli che vengono dopo di me e dopo della mia generazione, è importante che prendiamo la situazione a mano, perché io sono cresciuta in un momento in cui in scuola facevo not fire drills, però i gun drills, per cui dovevamo uscire dalla scuola se c'era un'idea che qualcuno poteva venire con come si dice, gun, come per sparare qualcuno. Quindi in questo momento quelli che stanno uscendo da casa e vanno in strada, anche se sono giovani, anche se non possono votare, in questo momento si sentono una responsabilità di uscire e di dire che anch'io c'entro in questo discorso di votare in quest'anno, perché le decisioni che fate voi hanno un... Anch'io sono al centro di tutto questo che sta succedendo. E infatti Black Lives Matter ha cominciato 10 anni fa, 13 anni fa, però sta andando avanti perché, come vediamo tramite i news, tramite tutto quello che vediamo su social media, le cose non cambiano così tanto. Quando è iniziato avevo 18 anni, adesso ho 29 anni e comunque vanno avanti le stesse cose. Quindi sentiamo che dobbiamo andare avanti a combattere un po' la situazione, dobbiamo scrivere su Twitter, dobbiamo fare i Twitch, anche TikTok, dobbiamo usare i social media che abbiamo in mano per continuare a dire che questa qua è una cosa importante. Non so se ha senso quello che ho detto. Assolutamente. Senti, Barbara, ci fai una demografia della piazza? Chi è che scende in piazza? Quali sono i movimenti? Sì, io sono di New York, sono del Bronx, e a New York abbiamo un sacco di ragazzi che fanno parte di Bronx Bail Fund, Mutual Aid Society of New York, Brooklyn Community Fund, però ci sono ragazzi che scendono in piazza da soli, proprio escono da scuola, decidono di andare. La cosa importante di quella che diceva anche Clarissa è: sì, pensiamo che c'è una situazione in cui c'è un'organizzazione grande, però è una cosa abbastanza, è molto grassroots. Non c'è una cosa a livello locale che dice: ok, io oggi vado nella scuola, dico ai miei amici, oggi andiamo in strada perché dobbiamo dire qualcosa. Io, per esempio, io con i miei amici andiamo quando c'erano le manifestazioni durante l'estate, andavamo a comprare un sacco di cibo per portare in strada perché era importante dare cibo, dare acqua, dare le cose alle persone che potevano uscire e stare in strada tutto il giorno. E l'altra cosa che facevamo è: abbiamo avuto i fondi per cauzione, quindi ogni mattina c'era un listserv e ci hanno dato un text message che diceva: oggi andate in prigione perché ci sono 20 persone che sono stati cacciati dalla polizia ieri durante la manifestazione, andate a pagare per loro per uscire. Io volevo parlare un po' di... Io voglio iniziare soprattutto con i nomi di quelli che sono stati uccisi quest'anno, dalle polizie, dalle persone in giro soprattutto questi qua sono neri, sono uomini, sono donne, sono trans persone che sono stati uccisi. Lunedì scorso già c'era qualcuno che è stato ucciso a Philadelphia: Walter Wallace Jr., Jonathan Price, Dijon Kizé, Damian Daniels, Anthony McLean, Julian Lewis, Maurice Epstein Warner, Rashard Brooks, Priscilla Slater, Robert Forbes, Kamal Flowers, Jamel Floyd, David McAtee, James Skurlock, Calvin Horton Jr., Tony McDade, Deion Johnson, George Floyd, Maurice Gordon, Cornelius Fredericks, Stephen Taylor, Daniel Prude, Breonna Taylor, Barry Gideous, Manuel Ellis, Ahmaud Arbery, Lionel Morris, Jacqueline O'Neal Light, William Green, Darius Tarver, Micah Lee. E questi sono nomi che avete già sentito, ci sono nomi che non avete mai sentito perché questi qua sono delle persone che noi, essendo nero negli Stati Uniti, la mia vita è sempre non è una cosa che dico che oggi esco da casa e sono sicura che torno a casa alla fine del giorno, perché c'è un po' di
di danger, diciamo, quando usciamo da casa, è importante dire questi nomi perché se no perdiamo la storia di queste persone. E in questa estate avete visto le immagini di quelli che sono scesi in piazza, i medici, i ragazzi, i giovani, ragazze, tutte le persone, abbiamo visto la polizia che hanno dato un sacco di violenza ai ragazzi che erano in strada, e abbiamo visto tante immagini, però c'erano anche situazioni come questo. Quest'anno hanno fatto un Queer Liberation March, per cui invece di avere un Pride March, che di solito è una cosa abbastanza corporate, hanno deciso di cancellare tutto quello che c'era già e iniziare a fare una protesta, una manifestazione proprio che dice no. Sì, anche se sei bianco, sei nero, sei straight, sei cis hetero, sei trans, dobbiamo essere assieme a dire che Black Lives Matter, le vite delle persone che sono uccise dalla polizia, che sono visti che come persone non importanti, sono infatti importanti. E fuori di tutto questo che è successo, abbiamo iniziato l'idea di abolire la polizia, è uscito. Ci sono tanti che pensano di abolire la polizia e dicono voi volete tornare la comunità a violenza, volete che le persone fanno quello che vogliono fare senza responsabilità, però non è così. Infatti l'abolizione è un atto di creazione, secondo me, e nel senso che fuori di abolire la polizia è uscito tanti, tanti, tanti idee di come funziona la comunità quando non ci sono le polizia. E infatti c'era questa idea di AIDS to Abolition, che dice che dobbiamo definanziare, smalentare e abolire la polizia. E ci sono questi 8 pezzi di cose per fare per arrivare in questo momento. Definanziare la polizia, demilitarizzare le comunità, togliere la polizia dalle scuole, che è una cosa che succede spessissimo negli Stati Uniti. Ci sono i licei, quando entri in scuola devi fare proprio un pat down per vedere se hai qualcosa addosso. Ci sono le polizie che vanno nelle classi per pulire fuori i ragazzi che stanno studiando, che è una cosa abbastanza pesante se hai 15 anni e sai che quando vai in scuola ci sarà qualcuno che dice che tu puoi essere un criminale, quindi non hai mai la sicurezza della scuola. Liberare gente dalla prigione, revocare leggi che criminalizzano la sopravvivenza, investire in comunità, fornire abitazione sicura per tutti e investire in cura e non nelle polizie. Quindi l'idea di abolizione è questo, non solo per diffondare le polizie, che è una cosa abbastanza importante, però non è solo quello, però dobbiamo pensare anche come facciamo a dare nelle comunità, soprattutto le comunità di minoranze, comunità afrodiscendenti, i neri, i latinx, gli immigrati, di andare avanti di quello che hanno. Quest'estate è uscito fuori questi bail funds di cui parlavo prima, un raccolto fondi per il pagamento della cauzione, nel cui io, essendo una persona proprio senza, che non fa parte di nessuna organizzazione, posso dire ogni giorno do $15 o $20, $1, quello che posso dare io alle persone che sono stati presi dalle polizie, sono cacciati. Che è una cosa importante, perché per me l'idea di equità c'entra sull'idea che dobbiamo lavorare assieme per andare avanti. E questi qua sono organizzazioni che fanno questo lavoro: Brooklyn Community Bail Fund, The Bronx Freedom Fund, Second Chance in Tucson, Philadelphia Bail Fund. E non è solo nelle città grandi come New York o California o New York City o San Francisco, anche in Tucson, Philadelphia, Hawaii fa parte di tutto questo, perché dobbiamo capire, è importante capire che questa esperienza di violenza della polizia, questa esperienza di quelli che sono presi proprio senza ragione dalla polizia è ovunque. E soprattutto durante le manifestazioni di quest'estate hanno deciso di portare fuori questa idea che esistevano già, però quest'estate sono proprio usciti di più, perché tutti potevano fare qualcosa che fa parte di community aid, mutual aid.
Io, per esempio, faccio parte di The Dollar Bill Brigade, cioè ogni giorno mi mandano un messaggio al cellulare che dicono che ci sono 5 persone che hanno bisogno solo di un dollaro per uscire dalla prigione, dal jail. E io dico, sì, ho 5 dollari a mano, posso andare a pagare questi 5 dollari per togliere fuori queste persone. Perché dobbiamo capire che ci sono persone che rimangono in prigione per un anno perché non possono pagare un dollaro. Negli Stati Uniti è una cosa abbastanza pesante, e se ci pensiamo del chi ha e chi non ha, è la divisione di accesso. E faccio la stessa cosa con New York Immigrant Fund, per lavorare con le famiglie che non hanno documenti, che sono presi dall'ICE per metterli in strutture carcerarie. Sì, grazie, così. Quindi la cosa importante, però pesante, è, non è che costa così tanto, però non c'è una diffusione di come si fa ad aiutare questi gruppi, quindi tutti ci pensano che non posso fare niente, invece possiamo fare un sacco di cose. Fuori pensiamo sempre di grassroots, right, a livello locale. Quindi Barbara, senti, ti ringrazio davvero per questa presentazione e queste testimonianze. Volevo ancora chiederti che risposta c'è da parte della società su queste iniziative di cui ci stai parlando. È una risposta sì, nel senso attiva, che ci sono, parliamo di AOC, parliamo di le squad, quelli così, che fanno parte di tutto questo qua. Però è una situazione abbastanza importante e interessante, perché ci sono quelli che lavorano in governo che si rendono conto che è importante avere questi gruppi, però le persone che pagano, le persone che lavorano in questi gruppi sono persone normali, diciamo, non fanno parte di governo, perché il governo non si rende conto che i bisogni delle persone sono questo. Non so se non si rendono conto, se non se ne fregano proprio. Quindi stiamo facendo, ci sono quelli che vanno fuori, vanno, manifestano, fanno fare i bail funds, fanno tutto questo così, e è facilissimo per il governo dire ok, cambiamo, cancelliamo i bail di tutto, poi potete uscire da casa, dal prigione, perché capiamo che se devi stare in prigione per un anno perché non puoi pagare un dollaro, non hai fatto una cosa così pesante, però non lo fanno, quindi alla fine diventa una cosa per cui tutti che stanno, le persone regolari, devono fare tutto questo. Ora, quale futuro vedi per il Black Lives Matter? Può istituzionalizzarsi? Secondo me può, però non deve essere così, perché alla fine se si diventa una cosa di istituzione, perde un po' il potere che c'è, nel senso che diventa una cosa, va via dal livello locale, diventa una cosa di leggi, e come abbiamo visto, come diceva Clarissa del Voting Rights Act e tutto, quando c'è una legge, cancellano la legge, rompono un po' le cose che esistono dentro, poi diventa una cosa banale, che non ha senso, non serve. È vero. Grazie davvero. Intanto leggiamo Alessandro Rizzo che scrive: abolire la polizia è difficile, però stabilire un rigido codice etico che devono rispettare, sì. Vuoi rispondere sempre telegraficamente a questo pensiero? Sì, secondo me sono d'accordo, Alessandro, è difficile, però non è impossibile, quindi cioè, dobbiamo iniziare da un punto. È per questo che ci sono 8 di abolizzazione, nel senso che dice sì, dobbiamo abolire la polizia, però dobbiamo fare queste cose. Se aboliziamo la polizia, non è che aboliziamo e basta, cioè non finisce così. Dobbiamo pensare di tutti i posti, i pezzi per andare avanti una comunità senza una polizia. Perché anche negli Stati Uniti, e forse anche in Italia, perché io sono stata in Italia, essendo una persona nera in Italia, è un'esperienza diversa di essere una persona bianca in Italia, e mi sono resa conto che in Italia, anche negli Stati Uniti, essendo nera già sono un suspect. Quindi la polizia sì, c'è, e per qualche persona la polizia è un istituto importante che fa bene, per tanti altri non è. Quindi dobbiamo pensare sempre, se non è, cosa può essere invece una cosa bene per tutto? No, Barbara, tu sei molto attiva, scendi in piazza, ti andrebbe di raccontarci un aneddoto sulle manifestazioni di piazza? Che hai vissuto proprio te in prima persona. Sì, certo. Io quest'estate sono stata
troppo in piazza, diciamo. Quindi quella che è stata molto importante e interessante per me era il Queer Liberation March di quest'estate a New York, perché c'erano milioni di persone che erano in strada e io e amici siamo andati a comprare quasi $1.000 di cibo per portare in strada, e faceva parte dell'occupazione di Wall Street di quest'estate a City Hall, quindi c'erano almeno 300 persone che erano state a Wall Street per una settimana, 2 settimane, che stavano lì a aspettare perché volevano abolire la polizia, definanziare la polizia di New York City. E questa manifestazione è stata bellissima perché c'erano gente da tutto il mondo che sono venuti a New York per manifestare, e la polizia non poteva fare niente, proprio doveva guardare e andare avanti perché queste persone facevano, c'era i neri, i queer, i trans, i lesbici, i gay, tutte le persone che esistono, che possono esistere nel mondo assieme, che avevano lo stesso idea che per abolire la polizia, per manifestare, dobbiamo essere un gruppo, dobbiamo avere un'idea allo stesso tempo. E quelli che avevano occupato i City Hall, c'erano persone che avevano 12 anni e persone che avevano 70 anni, che stavano insieme perché questa idea di manifestare non c'entra che età hai, non c'entra che cibo hai, che soldi hai, non importa chi sei, basta che hai la stessa idea di venire insieme per lottare per giustizia, e potevamo stare insieme. Era bellissima perché quando pensi di Wall Street, pensi delle persone in suit che vanno a lavorare per soldi, però in questo momento era una cosa molto diversa. C'erano persone che venivano proprio da tutte i corners of the world per venire insieme per fare questa cosa che era bellissima.